Ciao, sono il 95, qui ci troviamo su Betrend per il 38esimo episodio. Vabbè, la serie continua a proseguire. Naturalmente questi qua, in cui vi sto facendo vedere adesso gli episodi precedenti. Il primo l'ho completato con tutte le missioni, il secondo no, dal secondo in poi no, perché cominciano a diventare impossibili, anche perché devi sopravvivere con una vita sola. Quindi io incentrerò il gioco sul fatto di fare semplicemente i livelli, perché se stiamo qua a fare le missioni ci mette un sacco e soprattutto gli obiettivi non sono tutti completabili, alcuni sono misteriosi e non si sa come completarli, cioè non lo so. Poi se magari mi date consigli, allora forse ci possiamo provare insieme, però per conto mio riuscire a fare i livelli senza mai morire, avete visto i livelli precedenti, almeno per chi l'ha visti, sapete che sono complicati solamente completarli, quindi vi annuncio questo. Quindi se non vedete tutto completato, anche perché poi è una cosa che faccio off camera, quindi è una cosa che non vi dovrebbe interessare, però è per dirvelo. Qui c'è Clone Zapper, Clone Zipper, che l'altra volta c'eravamo stati qua. Abbiamo fatto due livelli, speriamo di farne altrettanti oggi, ma non so quanti ne facciamo. Aiuto, un casino. Quanti cloni? Niente, non ho preso il riduttore. Stavolta sì. Sono rimasti in 4. Oh. Oh. Ah, perfetto. Tutti i livelli così non sarebbe male il gioco, non vorrei dirtelo. Comunque questo abbiamo fatto il primo colpo, perché era normale, non potevi non farlo il primo colpo, anche perché se perdi ti inizia di fare, probabilmente faccio ripetere dall'inizio, quindi va bene. Questo come si chiama? Riposo. Ah, quindi ci riposiamo ed è un livello facile. Non credo proprio. Quando ci scommettete che muoio almeno 10 volte? Cos'è sto rumore? Oh! Ora ho capito. Praticamente il personaggio delle volte si muove veloce, delle volte viene. Sapete come quando avete il lag che vi rallenta il gioco e poi dopo vi prosegue normalmente? Uguale, uguale. È come fare un gioco rage game con il lag. Quindi non è una cosa bella. Ecco. E già due morti. Perfetto. Guarda, va veloce, è lento quando gli pare. Praticamente si riposa e poi si carica. Ce l'ho fatta. Oh. Niente, sono rimasto incastrato. Però ricomincia qua. Ecco, mi ha bruciato. Una volta incastrato e una volta bruciato, a posto. Due volte bruciato. Ok, aia. Oh, è un casino. Questo livello è una roba allucinante. Dovete provarlo per capirlo, eh. Il gioco è gratis. No, sono rimasto incastrato. Cioè, è incredibile. No, è allucinante. Ok, andiamo avanti. No, 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 non mi bruciare così. Niente, è arrivato. Comunque, prima di andare avanti, volevo dirvi che ho registrato le clip sul CTR, quindi dopo, durante, sempre ogni sabato vedrete le clip pronte. Giovedì ci sarà la quinta parte della mappa che sto facendo su Fortnite Creative, e domenica la sesta. E poi su Bedrand, che stiamo giocando appunto adesso, quindi parliamo di Bedrand, i livelli sarebbero tutti in giocatore singolo, poi c'è la modalità coppe e la modalità sfide. Quindi scrivete nei commenti se volete anche la coppa e la sfide come altri episodi, altrimenti le saltiamo e andiamo avanti, oppure facciamo un po' casuale, non so, dobbiamo metterci d'accordo perché sono tanti i livelli.
Vai! Vai! Sì, perfetto! Per un pelo! Mi ha quasi beccato! Oh! No, dai! Oh, bello sto livello! Beh, molto bello, ma complicato, eh! Sì. No. Ma cos'è? È Matrix? No, non è possibile. Se va a scatti proprio. Vai, spostati, spostati. Vai. No, sono andato dall'altra parte. Questo livello è allucinante, cioè non è impossibile. No, ho sbagliato. Devo aspettare lì, devo aspettare, come ho fatto prima. Però dai, eh. Devo aspettare qua. Spingere in alto, stare fermo, perché se sto fermo passo avanti e magari riesco a beccare la parte dove non c'è il raggio. Cioè adesso. Vai avanti. Sì, perfetto. Ora siamo in tanti. Tanti portali. Troppi portali per i miei. Dai, però passa. Saluto qua, dai. Andiamo avanti. Non ci passo qua perché mi serve quello piccolo, mi serve quello che mi riduce. Che li ho visti, solo che non so dove come prenderli perché. E sono lì. Ok, li ho presi. Non so come, ma li ho presi. Questo rumore mi dà fastidio, però. Ok. Sono piccolini. Sento la fine. Oh. Sto cercando di salvare tutti, eh. Il più possibile, almeno. Ok. Due livelli abbiamo fatto. Non penso riusciremo a farne degli altri perché non so quanto duri il prossimo. Ecco, già la schermata è un po' un casino. Accelerator. Beh, se è un livello veloce, non dovremmo non metterci tanto. Forse sì. Accelerator. Ci fa accelerare, quindi è veloce. È un modo per dire che il livello è veloce. Ah, c'è il pulsante là in alto! Non l'ho visto. Cos'è quella luce lì? Cosa fa quel laser lì? Aspetta, c'è un conto lì sopra. E poi? Che devo fare? Che devo fare? Scusa, c'è quello là in alto che lo attiva. E io che devo fare? Dopo attivo anche questa. Oh! No, dai! L'avevo fatto! Ma perché? Siamo sicuri che questo sia un livello veloce? Mi servono tre cloni per andare avanti. Secondo me questo lo facciamo la prossima volta. Lo facciamo la prossima volta.
Perché sto vedendo che è molto difficile, quindi non penso sia un livello veloce, anche se dal nome dovrebbe essere. Però mancano 5 livelli e finiamo la zona Apocalisse. Non lo facciamo adesso perché siamo 10 minuti, quindi non so quanto ci metto, sia perché non so se più di 10 minuti guardate il video, e anche perché non so quanto mi registra il telefono, quindi per sicurezza io vi tengo Clone Zipper e riposo in questo video qua. Poi nel prossimo episodio faremo Accelerator, cioè venerdì. Venerdì siamo di nuovo su Badland e quindi facciamo questo. Domani vi aspetto su Dancing Line, perché Dancing Line è una serie che mi piace molto, più di Badland, anche non dico che Badland fa schifo, però, cioè, non fa schifo infatti, però Dancing Line lo apprezzo di più. Poi dopo aver finito questa zona andremo in Giorno Eterno, che ci sono 107 livelli, più, praticamente più livelli di tutte queste quattro zone qua. Cioè, non penso siano difficili quanto Apocalisse, spero, perché se 107 livelli così è tanta roba. Comunque ci vediamo stasera in live, se non ci sono problemi ci vediamo in live su Minecraft, vedremo se cosa fare, penso che realizzerò un nuovo edificio, una nuova struttura. Tanto i materiali ce l'ho perché un po' off camera li sopporto avanti. Volevo portarmi avanti anche ieri, solo che ho avuto da fare, devo fare il provino a, c'è stato il momento provino, mi ha chiesto di fare il provino su Fortnite e anche su CTR, che ho dovuto farvi registrare le clip per i prossimi sabato, le prossime settimane, ogni sabato. E quindi ho avuto un po' impegnato. Infatti questi giorni forse sarò anche più su CTR, appunto per sbloccarmi più ricompense, perché uscendo il nuovo torneo, che poi sabato vedrete il video della nuova mappa e il nuovo torneo, tutto quanto. E niente, io mi sto impegnando per voi più che altro, più che giocare per me, sto provando con voi. Sì, ho giocato anche un po' Fortnite per conto mio e ho fatto delle vittorie, una vittoria, però vabbè, l'ho comunque salvata, quindi la vedrete poi più avanti quando sarà il momento. Ok, detto questo, io comunque vi invito a lasciare un like se non l'avete ancora lasciato, perché io sto facendo dei livelli allucinanti, sono veramente complicati. Un commento per darmi il vostro supporto, perché io ho bisogno di sapere se continuare così oppure magari la versione qua, adesso vi faccio vedere. Qui c'è la versione coop in cui puoi giocare con un amico sullo stesso telefono, però io non avendo un amico qua, devo giocare con lo stesso clone dal monitor, dal mio stesso telefono, quindi devo cliccare praticamente a sinistra con uno e a destra con l'altro e portarli al traguardo. Quindi ditemi se questa cosa vi può piacere, sperando che vi diate il video. E poi c'è anche la meta sfide, che sarebbe da fare in 4, per forza, no, anche in 3, anche in 2, si può fare anche in 2, adesso vediamo se sono la stessa cosa. Però in 4, se devo farla per forza in 4, dovrei cliccare lo schermo con 4 dita in contemporanea, sarebbe incasinata la faccenda. Poi no, adesso non so se avete capito, però se avete il gioco sapete un po' come funziona, visto che probabilmente l'avrete provato, no? Comunque, niente, io vi ho spiegato la situazione, spero che scrivete commenti, perché grazie ai commenti io riesco a capire cosa migliorare, cosa fare, cosa quant'altro. Quando finiranno certe serie inizieranno le nuove, anche serie che mi avete consigliato, tipo Roblox che è più avanti, o Geometry Dash, so che prima ci sono altre, usciranno dopo Dancing Line. Invece dopo Badland farò un gioco diverso, io diverso. Poi 100 Doors, vabbè, ce ne sono tanti, quindi non lo so, vediamo se fare delle cose un po' attennate. Va bene, penso di avervi spiegato tutto quanto, ve l'ho spiegato alla fine così vediamo chi è stato più attento, chi ha guardato tutto il video. Iscrivetevi al canale se siete nuovi iscritti, condividete il giro per aiutarmi a migliorare, devo puntare ai 700, e ci vediamo stasera in live se non c'è problemi e domani con un prossimo video. A presto!